cosa pensa Forza Italia di questa idea avanzata ieri da Renzi di un premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione? Beh, la legge elettorale è un tema troppo importante per pensare che possa essere modificata con un intervento unilaterale nella direzione del PD. Forza Italia sin dall'inizio ha seguito con attenzione e con spirito di grande collaborazione il tema della legge elettorale, quindi noi pensiamo che ogni modifica debba essere condivisa da entrambi i contraenti, il patto del Nazareno. Non ci possono essere modifiche unilaterali. Questo vuol dire che l'ipotesi non vi convince? Beh, certamente pensiamo che il metodo sia sbagliato e che nel merito ci sia bisogno di un approfondimento. Forse ha in testa il partito unico, cioè l'idea che un partito, anche col 25%, possa prendere un premio di maggioranza che lo porta a dominare la scena politica italiana. Siamo di fronte a un rischio molto concreto, il rischio che ci sia un partito piglia tutto e la rappresentanza politica delle culture democratiche di questo Paese venga completamente tagliata fuori. Noi ci opporremo alla legge truffa che Matteo Renzi sta mettendo in campo. Se posso fare una battuta, non andiamo dal bipolarismo al bipartitismo, ma andiamo dall'Italicum al Sovieticum. Evidentemente Vladimir Putin è stato assunto come consulente per il patto del Nazareno. Questa questione dell'Italicum è una farsa, sembrava che dovesse essere fatto in due mesi, in due settimane, quando era qui alla Camera, è passata l'intera estate e ancora non è stato fatto assolutamente nulla. Le proposte da parte del governo di Renzi e della Boschi cambiano di settimana e di mese in mese e quindi non posso soltanto che aspettare che il provvedimento arrivi al Senato con delle modifiche effettive. Sulle parole non ci basiamo più.